Un caro saluto a tutti i nostri amici radioascoltatori, bentrovati a questo appuntamento speciale della rubrica Incontri. Io sono Luca Mazzocchetti, direttore della Biblioteca Diocesana Carlo Maria Martini, che ha avuto, grazie appunto a Radio Speranza, la possibilità di realizzare questo ciclo breve di incontri per celebrare l'anniversario, il centenario dalla nascita di Mario Lodi, importante pedagogista e maestro italiano. Sono qui oggi per questo primo appuntamento in compagnia, con una bellissima compagnia, quella di Maria Antonietta Ciarciaglini, che è responsabile del gruppo territoriale di Chieti del Movimento di Cooperazione Educativa. Ciao Maria Antonietta. E Ciao a tutti. poi con Annalisa Di Credico, che è la redattrice dei quaderni di cooperazione educativa e insegnante, così come anche Maria Antonietta. Questo appuntamento è dedicato a scoprire un po' il Mario Lodi uomo, il Mario Lodi nella sua esperienza umana, un po'. Ma prima di partire da questo, io vorrei un attimo chiedere a questo punto ad Annalisa: oggi che senso ha parlare di Mario Lodi? Qual è il significato che possiamo mettere, insomma, in queste celebrazioni che stiamo per appunto cominciare? Sono già cominciate, ma il 17 febbraio è il giorno, diciamo, della nascita di Mario Lodi. Festeggeremo il suo centesimo compleanno quest'anno e per chi lavora nella scuola e oggi come anche insomma, negli anni passati e negli anni che verranno, ripensare a Mario Lodi vuol dire ripensare ad un maestro che può essere, come dire, al nostro fianco per fare scuola. Io l'ho incontrato da bambina sui banchi di scuola quando la maestra mi ha letto CP. E poi l'ho incontrato altre volte. La seconda volta che l'ho incontrato leggendo uno dei suoi diari più significativi, Il paese sbagliato. E quindi oggi ripensare a Mario Lodi e al suo fare scuola, al suo stare in mezzo ai bambini, tra i bambini e accucciarsi al livello dei bambini, guardarli negli occhi, ascoltare le loro parole, ci può servire oggi più che mai come per avere un collega, un amico maestro da cui possiamo prendere spunto, che possiamo come dire, imitare. Ognuno di chi lavora nella scuola si fa le ossa anche guardando quello che fanno i colleghi, chiedendo, sbirciando e allora oggi lui insomma, compie 100 anni, ma è il maestro più moderno, è tra i maestri più moderni che ho incontrato, moderni nel senso più che oggi ci insegna ancora tanto, soprattutto a chi appunto come me è nella scuola e è ancora davanti tanti anni, quindi. Grazie, grazie per il tuo contributo. Annalisa, ecco, Mario Lodi è sicuramente un pedagogista che possiamo definire da un certo punto di vista, visto quando, scusate il bisticcio di parole, quando nasce a Piadona, a Cremona, in provincia di Cremona, nel 22, ed è un periodo particolare, quindi per questo lo potremmo definire, per la sua metodologia, anche un pedagogista forse visionario. Non so se Maria Antonietta è d'accordo su questo. Assolutamente sì. E io, rileggendo un po' i suoi scritti, testi che hanno raccontato la sua storia, diciamo che è un po' come se lui fosse, per certi versi, nato fuori tempo, perché lui intanto nasce in una famiglia socialista, quindi del padre si dice un socialista mai vinto, nel senso che lui non aveva mai piegato la testa per avere qualcosa in più. E quindi
fu nato fuori tempo perché lui stesso è cresciuto in campagna, guardandosi intorno e vedendo gli altri compagnucci che vestivano da giovane balilla e che indossavano gli zoccoli di legno. E quando lui attraversava la campagna per andare a scuola, sentiva la radio provenire solo dalle case dei ricchi, non c'erano negozi di giocattoli. E i grandi drammi sociali a quel tempo, diciamo che lo hanno attraversato, ma in maniera assolutamente inconsapevole. Lui sicuramente nasce e non sa che sarà il maestro, perché a me piace proprio chiamarlo il maestro. Infatti va alle magistrali perché questa professoressa aveva detto alla madre che lui avrebbe potuto fare qualcosa di buono e quindi frequenta le magistrali, ma sicuramente non aveva nessuna intenzione di diventare maestro. Sì, questo l'ho letto anche io da qualche parte, anche se mi pare si fosse definito un maestro per caso inizialmente. Esatto, e poi una volta diplomato inizia a fare delle prime esperienze da supplente, ma ahimè con scadenti risultati, perché chiaramente la scuola allora imponeva un determinato rigore, pretendeva che si insegnasse dietro la cattedra e che i bambini fossero seduti tutti belli in fila, con le loro divise tutte uguali, insomma, tutte quelle che erano le regole che il fascismo imponeva a quei tempi. Per cui lui, dopo aver fatto un paio di esperienze, ha pensato che non fosse il mestiere adatto a lui e allora, memore invece del grande saper fare del padre con le mani, cominciò a dipingere dei foulard, sapeva intagliare il legno, insomma, sapeva dipingere e quindi cominciò a fare questi lavoretti per avere, insomma, guadagnare Qualcosa, qualcosina. Ad certo. un certo punto dovette andare militare e però, come il padre non aveva mai chinato il capo, altrettanto fece anche lui perché provò 2 o 3 volte a evadere, a fuggire e si rifugiò presso, a volte a casa sua, a volte invece nei boschi, ma purtroppo fu ripreso e quindi fu messo in prigione. Uscì dalla prigione nel 1945 quando fu liberata l'Italia dal fascismo ed è proprio subito dopo che ci fu il concorso magistrale e lui lo fece, ma senza avere l'idea di diventare un maestro. Semplicemente si ricordava dei grossi sacrifici fatti dai genitori per farlo studiare, allora è un po' come se disse: vabbè, adesso lo facciamo, mettiamo Dare la questo soddisfazione un po' alla esatto famiglia. alla famiglia. E invece la sua vita stava per cambiare. Lui non lo sapeva ancora che il fatto di aver vinto il concorso magistrale, che oltretutto non si era nemmeno preparato perché pare che avesse letto lettera a una professoressa e aveva studiato un po' di storia sul treno prima di andare a fare l'esame. E non sapeva che la sua vita stava per cambiare perché stava per fare degli incontri che avrebbero assolutamente cambiato la sua vita e che lo avrebbero fatto diventare il maestro. Infatti una volta dovette intervistare Don Milani e quindi si recò lì a Barbiana. Nell'edificio non lo trovò e qualcuno gli disse di cercarlo lì intorno. E infatti entrò nel bosco, cominciò a sentire qualche voce e entrando nel bosco vide lui, Don Milani, e tutti i bimbi che gli stavano intorno. Allora, quando diciamo Don Milani, la classe di Don Milani, tutti i bimbi, per
pensiamo alle classi di oggi. No, lui ne aveva quasi 60. Aveva, e non c'erano quasi neanche vacanze. Giorni aveva di vacanza con 60 bambini. Esatto. E poi soprattutto non c'era la divisione delle classi. Quindi questo ci fa pensare come lui facesse una desse una formazione, un'educazione a tutto tondo, una formazione complessa, complessa come la realtà, fatta di percezione, di attenzione, di ascolto del mondo che abbiamo intorno, delle persone che abbiamo intorno. E quindi lui si meravigliò di questo modo di fare scuola. Sì, sicuramente l'esperienza con Don Milani è un'esperienza per lui, penso, abbastanza, come dire, segnante, se si può dire così. Anzi, si racconta, mi pare, che di averlo letto nel libro di Vanessa Roghi su Don Milani, che Don Milani, quando lo andò a trovare, lo trattò anche abbastanza in maniera con sufficienza, come faceva un po' di solito. E io, prima di tornare adesso all'esperienza di Mario Lodi, in particolare gli anni di San Giovanni della Croce, che sono quegli anni in cui lui comincia, dopo il concorso, la sua esperienza di maestro in maniera più continuativa, manderei un intermezzo musicale, in particolare un brano, un bellissimo brano di Renato Zero intitolato Professore. Rigore e serietà, belle parole, professore. Fu facile per te brandire certe verità. Del tuo sapere poi non sembra soddisfatto il cuore. Riuscire a vivere è tutta un'altra musica. Non puoi punirmi più per le mie fughe, professore. Stanco ora sei di guerre vinte mai. Pagine bianche noi, poco l'inchiostro giovinezza. Trovarsi un alibi mentre quel tempo ci illudeva. Mentiva, nel tuo programma sai, non era inclusa la paura. Lo devi ammettere, non basta solo la cultura. Professore, lo devi ammettere, fuori dal libro è molto dura. Eh sì. Eccoci qua, sempre in compagnia di Annalisa e di Maria Antonietta, stiamo facendo il nostro percorso assieme a Mario Lodi, di cui stiamo riscoprendo la biografia di questo importante pedagogista italiano di cui ricorrono i 100 anni oggi, e ci siamo fermati appunto a un Mario Lodi che dopo il concorso comincia a insegnare, e in particolare in una scuola di San Giovanni della Croce, in cui si trova dal 1951 fino al 1956. È lì che Mario Lodi comincia la sua esperienza in maniera molto classica, insomma un insegnamento, come diceva Maria Antonietta, in cui il maestro è il fulcro, il centro dell'esperienza didattica dei bambini. Ma ad un certo punto succede qualcosa, Annalisa, e Mario Lodi lo racconta anche nei suoi scritti. Allora, intanto a San Giovanni della Croce lui trova comunque un ambiente
rurale, un ambiente povero, un ambiente molto semplice, che poi comunque sarà una costante, diciamo, nel contesto educativo dove lui lavorerà. Ma quando lui racconta di questi primi momenti del suo lavoro a San Giovanni della Croce, si fa una domanda, perché nota come i bambini, quando sono all'aria aperta, quando sono fuori nei prati, nella natura, sono felici, sono allegri, corrono, ridono, scherzano. Invece quando poi sono in classe, sono dentro la scuola, li si vede fermi come statue, coi cervelli inerti. Quindi tutta quella libertà, quell'allegria, quella spensieratezza che loro mostravano spontaneamente all'aperto, dentro le mura della scuola si perdeva completamente. E allora lui si fa proprio questa domanda, che è una domanda, diciamo, di svolta, e molto semplice in realtà: che fare, come cambiare le cose. E lui in questo momento, cioè, capisce che desidera portare il mondo dentro la scuola, portare quella libertà che caratterizza la natura, il mondo esterno, portarla dentro la scuola. E quindi capisce che da lì nasce questo suo grande desiderio di fare una scuola diversa da quella che era la scuola autoritaria di quel momento. E quindi, insomma. Certo. E questa esperienza a San Giovanni della Croce poi ovviamente è solo l'inizio di un percorso che continua poi al Vo, dove lui rimarrà per altri sostanzialmente 30 anni, insomma. Esatto, fino alla pensione, fino praticamente, alla pensione. Sì. E l'episodio veramente molto interessante era proprio questo, perché pare che uno dei primi giorni di scuola lui stava facendo la lezione come si fa di solito, che era quello che soprattutto aveva visto fare dagli altri colleghi precedentemente, e lui non aveva né cultura, diciamo, allora, ai tempi, e né pratica. E ad un certo punto vede un bambino che si alza in assoluto silenzio e se ne va davanti alla finestra e guarda nel vuoto. E dopo, subito dopo, tutti gli altri bambini si alzano e vanno, lo seguono. E quello che diceva prima Annalisa, no, e a questo punto lui dice: ma che devo fare? Li doveva richiamare, li doveva far risedere. Sì. E lì capisce che lui deve andare anche lui. E forse è qui che veramente lui comprende che il territorio deve entrare nella scuola, i bambini, la scuola deve andare nel territorio, ma soprattutto c'è un discorso di rispetto e di ascolto dei bimbi e delle persone che noi abbiamo davanti. Infatti comincia a far entrare nel suo essere maestro quella democrazia che poi lo accompagnerà per tutto il senso proprio della democrazia, che lo accompagnerà per tutta la sua carriera scolastica. Questa breve considerazione che ho letto, fatta da lui, diceva l'importanza per i bambini, ad esempio, di insegnare il dovere dell'ascolto e il diritto di parola. Sono due cose ovviamente che hanno molto a che fare con la democrazia, di cui si potrebbe parlare per ore. Certo. Ma ecco, un'altra caratteristica importante di Lodi è che non si ferma, perché dopo la pensione continua nella certo. sua, nel suo lavoro con i bambini, e anche lì c'è tanto da scoprire, vero Annalisa? Sì,
Lui è stato sempre oltre a essere un maestro, una persona impegnata socialmente e civilmente. Poi quando va in pensione restaura questa cascina e la trasforma, perché lui voleva fare qualcosa contemporaneamente per diciamo la formazione e la cultura dei bambini, ma anche per gli adulti. E allora questa cascina poi lui la chiama la casa delle arti e del gioco, e lì avvengono ancora oggi iniziative di formazione. Si trova, se non ricordo male, sempre comunque a Vo, che è questa frazione di Piadena, giusto? Sì. E lì appena si entra si ha la percezione di essere accolti da quella che è da tante tracce che sono le tracce del suo lavoro, ma anche del lavoro dei suoi bambini, perché sono riprodotte alcune delle pitture che, perché l'arte nel lavoro di Mario Lodi ha avuto un grande, sia a livello personale che un ruolo centrale lui, poi in esperienza didattica. In esperienza didattica, e poi ci sono c'è la mostra dei giornalini, perché anche il giornale scolastico ha avuto un ruolo fondamentale, quindi c'è la mostra di A e B, e quindi è un luogo vivo. Non solo delle tracce che lui ha lasciato insieme ai suoi bambini, ma anche un luogo vivo, perché è un luogo di formazione ancora attivo, molto attivo. Bene, allora grazie a Maria Antonietta e Annalisa per questo primo appuntamento, per aver realizzato insieme a me questo piccolo primo appuntamento dedicato a Mario Lodi e alla sua vita, al suo percorso, diciamo, di uomo. Ci vediamo la prossima settimana con appunto invece l'esperienza didattica di Mario Lodi. Ripartiremo anche da quelli che sono i suoi scritti e vedremo quanto è articolato il mondo di questo importante pedagogista lombardo. Un saluto a questo punto da Luca Mazzocchetti e Adam. Ciao a tutti, alla prossima. Maria Antonietta Ciarciaglini e Annalisa Di Credico. Arrivederci.